Dici. Se ne pensate di Caronia, di questa saga? È la prima volta che veniamo. Allora, la troviamo molto organizzata, va bene. Le sagre vanno proprio per questo, per far conoscere il loro prodotto, le proprie cose. Simpaticissimo, siamo state ospitate benissimo. Grazie mille in ogni caso. Si è riconfermato il grande successo di Porcelli e Porcini qui a Caronia. Sì, siamo soddisfatti, una bellissima giornata non solo per le condizioni meteoclimatiche, ma anche perché c'è tanta gente che ha voglia di divertirsi, di conoscere il nostro paese e di assaggiare i nostri prodotti tipici. Abbiamo avuto luogo di ascoltare molta gente, molti tutti impressionati positivamente sul lato enogastronomico e sui luoghi di interesse storico che Caronia ha. Sì, questo ci fa piacere ed è un discorso che deve riguardare Caronia in primis, ma tutto il nostro territorio che è meraviglioso. E anche dal punto di vista enogastronomico presenta delle eccellenze, mi riferisco ai nebrodi in generale. Sì, molte persone che vengono da fuori e che spesso più di chi ci vive dal di dentro riescono ad apprezzare le cose belle che abbiamo, noi invece spesso vediamo solo le cose non belle. Oltre alla sagra, la gente ha avuto modo di visitare il paese. Con lei come guida storica abbiamo assistito anche a un ingresso nel castello della vostra città. Sì, io insieme al dottore Claudio Bartolotta, che oggi mi assiste, uno storico dell'arte molto bravo, ho avuto il piacere e l'onore di accompagnare i visitatori di Caronia alla scoperta del castello normanno, che è famoso anche grazie alla vostra emittente, avete dedicato molto tempo e spazio a questo monumento, e alla chiesa madre e a tutto il centro storico di Caronia, centro che è di impianto medievale, che merita di essere visitato, ma per cose anche banali, molti ci fanno i complimenti per le strade pulite o ben tenute, e questo non in tutti i centri storici, in tutti i paesi c'è.